Un saluto cari amici di Extreme Hardware, torniamo a parlare di case, torniamo a parlare di MSI. Infatti 4 mesi fa avevamo parlato dell'MSI Vampiric 010, un case rivolto ai videogiocatori, e quest'oggi replichiamo con l'MSI MPG Gungnir 100, un altro case rivolto ai videogiocatori ma dalle dimensioni e dalle capacità più grandi, più elevate. Andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio. Dunque Gungnir 100, un nome che trae ispirazione dalla mitologia nordica. Infatti Gungnir era la lancia utilizzata da Odino e la sua traduzione letterale è implacabile. Quindi praticamente l'azienda si rivolge ai videogiocatori dicendo loro che se vogliono battere i loro nemici virtuali, questo case è l'arma giusta per loro. Infatti troviamo anche un'immagine sullo scatolone del case di Odino con la sua lancia Gungnir in mano e lo scudo. Poi oltre a questa immagine troviamo un esploso del case e delle icone relativa alle feature più importanti, feature che andiamo un attimo ad elencare. Infatti questo case è un case appunto mid tower dalle dimensioni di 51x22,7x52.5 cm di grandezza per un peso a secco pari a 9.3 kg, quindi ovviamente senza l'hardware installato al suo interno. Parliamo di un case con grande finestra laterale, finestra in vetro temperato, spesso 4 mm esattamente come il Vampiric 010. Anche in questo caso abbiamo una finestra fumé che però lascia ovviamente intravedere all'interno del case la componentistica hardware e quelli che sono i giochi di luce. Case che sulla parte frontale e in generale ha delle linee molto pulite, abbastanza stealth anche come colorazione. Infatti abbiamo praticamente un total black. La parte frontale è caratterizzata da questa triangolo praticamente generale, è tutto un triangolo a punta. Abbiamo un triangolo nella parte alta che ospita il logo dell'azienda retroilluminato a LED con una piccola striscia LED nella parte superiore, un altro triangolo nella parte inferiore anch'esso retroilluminato a LED, e tra l'altro l'azienda ci dice che possiamo sostituire questi due triangoli con delle personalizzazioni stampate in 3D che praticamente soprattutto nella parte inferiore permettono di riflettere il nome o il logo che andrete a stampare sulla superficie di appoggio. Lateralmente, sempre sulla parte frontale, troviamo delle feritoie che permettono l'ingresso di aria fresca. Nella parte superiore trovano posto, che è completamente liscia, trova posto il tasto di accensione, due porte USB 3, l'ingresso del microfono, l'uscita delle cuffie e un pulsante che permette di andare a modificare i giochi di luce dei LED presenti appunto sulla parte frontale del case. Sempre nel top troviamo anche in questo caso delle feritoie che permettono l'ingresso o l'uscita, in questo caso, di aria calda. Sia la parte frontale che la parte superiore si possono rimuovere per l'installazione e la gestione delle ventole. Abbiamo già 3 ventole preinstallate da 120 mm sulla parte frontale, ovviamente installate in ingresso, quindi con l'aria fresca che entra all'interno del case. L'azienda inoltre ci preinstalla anche una ventola da 120 mm sulla parte posteriore in estrazione, ma in questo caso si tratta di una ventola ARGB e quindi che va poi a che permette il gioco di luci e di essere modificata tramite il Mystic Light e attraverso appunto anche il Dragon Center, che sono le applicazioni di MSI. Abbiamo la finestra laterale che una volta rimossa ci permette di accedere a quello che è la parte interna del case, una parte interna molto molto spaziosa. Non avremo assolutamente problemi nell'installare schede madri di qualsiasi formato esso siano, fino appunto all'extended ATX. Subito accanto a quello che è il margine di una scheda madre extended ATX
e quindi dove ci sono i piedini d'appoggio troveremo numerose feritoie rivestite in gomma per il passaggio dei cavi. Infatti troviamo due feritoie nella parte superiore proprio sopra la zona CPU, tre feritoie nella parte destra del plate della scheda madre e due feritoie nella parte inferiore proprio subito sopra al alla canalizzazione dell'alimentatore. Sempre qui sopra la parte tubolare dell'alimentatore trovano posto inoltre anche due alloggiamenti per SSD e dischi da 2,5 pollici. Possiamo inoltre scorgere sulla paratia frontale le tre ventole installate appunto dall'esterno che permettono l'ingresso di aria fresca, e notiamo che ci sono anche i fori e i supporti per ventole da 140 mm. Infatti questo case sulla parte frontale può ospitare fino a tre ventole da 140 mm e kit a liquido fino a 420 mm per l'appunto, quindi siamo tranquilli per quanto riguarda il raffreddamento a liquido. Ma non solo, sulla parte frontale è possibile installare il kit a liquido, infatti sul top abbiamo la possibilità di installare un kit da 360 mm o uno da 280 mm. La parte invece posteriore appunto è destinata alla ventola da 120 mm già preinstallata, che però volendo può essere sostituita con una ventola da 140 mm. La parte centrale del backplate presenta un grande foro che ci permette la gestione comoda del comparto CPU con i vari dissipatori che ne conseguono. La dimensione massima dei dissipatori installabili è installabile di 170 mm, mentre la dimensione massima per le schede video in quanto a lunghezza è di ben 400 mm, quindi possiamo andare ad installare senza grossi problemi qualsiasi tipo di scheda video. Guardando invece la parte posteriore del black plate troviamo ovviamente le stesse feritoie che c'erano dal davanti che escono sul retro. Troviamo inoltre una colonna in metallo rimovibile che permette il cablaggio e altri due supporti e vani per dischi SSD e dischi da 2,5 pollici. Nella parte bassa invece appunto trova posto il vano per l'alimentatore, che non deve essere di dimensioni superiori ai 200 mm di lunghezza, e un vano con due posti per dischi meccanici da 3,5 pollici. Per quanto riguarda l'alimentatore, abbiamo ovviamente sulla parte bassa del case, quindi sul fondo del case, oltre ai quattro piedini, che più che piedini sono proprio dei piedi belli grossi, antiscivolo, abbiamo anche il filtro antipolvere per quanto riguarda la ventilazione dell'alimentatore. Filtri antipolvere che però non sono presenti né sulla parte frontale né sul top del case, ed è l'unico aspetto che può essere indicato come negativo di questo prodotto. Andiamo dunque a parlare un secondo dell'installazione di un sistema all'interno del case. Noi abbiamo installato un sistema di MSI, abbiamo installato una Z390 Ace o Arce, come volete, con processore AMD Ryzen 3700X e RAM Kingston HyperX 16 GB, una 2070 Super sempre di MSI. Tutto questo ovviamente supporta a pieno il Mystic Lite, addirittura anche le RAM supportano il Mystic Lite, quindi praticamente possiamo gestire tramite il software tutti i giochi di luce, tutte le luci che vogliamo, e sincronizzare tutta la componentistica hardware con lo stesso gioco di luci. L'installazione è stata veramente molto molto comoda, non abbiamo trovato assolutamente nessun impedimento né nell'installazione del kit a liquido da 360 Antec Mercury RGB, che comunque è abbastanza grande e quindi porta via abbastanza spazio. Non ci sono stati impedimenti nell'installazione di questo. Abbiamo utilizzato
le varie feritoie per far passare tutti i cavi anche delle ventole. Sul retro trova posto, e mi ero dimenticato di dirlo, anche un piccolo controller DMSI che permette la gestione delle luci RGB dei LED che troviamo sulla parte anteriore, quindi del triangolo superiore dove c'è il logo dell'azienda, e dei LED nella parte inferiore, sempre frontale, e della ventola posta sul retro in estrazione. Quindi un controller già fornito dall'azienda che tramite appunto il plug RGB basta collegarlo alla scheda madre e il gioco è fatto. Quindi installazione dell'hardware assolutamente comoda. Abbiamo inserito anche la scheda video, abbiamo messo la 2070 Super, che non è per niente una scheda compatta e ci ha avanzato veramente un sacco di spazio. Nonostante noi avessimo appunto le tre ventole sul frontale, le tre ventole sul top e la ventola posteriore, quindi per un totale di 7 ventole senza contare le due della scheda video e quella dell'alimentatore, il sistema risulta tutto sommato molto silenzioso. Una volta chiuso con il suo vetro laterale spesso 4 mm, è veramente uno spettacolo per gli occhi. Abbiamo giochi di luce, però tutta la parte interna del case rimane assolutamente pulita. Sul retro la colonna MSI in metallo permette la gestione del cablaggio per tenere tutto abbastanza in ordine. Se nella parte bassa soprattutto ci ritroviamo con un mezzo groviglio di cavi, come ho fatto io per mancanza di tempo, non sono stato lì a fascettare, fare cose fatte troppo bene, poco male, perché con il vano PSU possiamo nascondere tutti i cavi. Una volta chiuso il case nella parte posteriore, il gioco è fatto e tanti saluti. Noi consigliamo l'acquisto di questo case, io personalmente lo consiglio perché costa 119 euro in questo momento su Amazon, troverete il link in descrizione. È un case che permette l'installazione praticamente di quasi tutti i kit a liquido all-in-one presente in commercio. Possiamo installare schede video, due schede video addirittura, da 400 mm senza problemi. Abbiamo 4 slot per SSD, altri 2 per dischi da 3,5 pollici, ci danno già 3 ventole da 120 mm sul frontale ed una ARGB sul retro, quindi cosa chiedere di più? Abbiamo due porte USB 3.0 nella parte superiore. Noi consigliamo l'acquisto di questo case, a me è piaciuto sinceramente parecchio perché è molto comodo. Tra l'altro gli slot posteriori, a differenza del Vampiric 010, sono richiudibili. Nel Vampiric, se toglievate uno slot per il PCI Express, non potevate richiuderlo, e invece in questo caso è richiudibile. Quindi praticamente questo case ha tutto, non costa tantissimo, io ve lo consiglio. Detto questo, questa recensione è finita, vi lascio il link in descrizione per la recensione scritta. Seguiteci qui su YouTube, lasciate dei commenti, seguiteci sui social, in particolare su Instagram. Per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione un saluto, a presto, ciao!